Guarda, Anto, sì. Tranne Freuler che credo che abbia rinnovato. Che significa? Brozovic è scadenza adesso? Sì, Brozovic sta trattando, Sì, ma io... eh. Anto non ha ancora fatto Brozovic, No, 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 ma voglio capire. Brozovic è a scadenza giugno, 20... questi 22, tutti Sono un questi bel qua sono giocatore. 22. Capito? Guarda, sono tanti, eh. Bei giocatori poi. Che C'è anche Mertens, come sapete, sì. ma Mkhitaryan, Romagnoli, Perisic che anno è? Mi sai dire? 89, Perisic va per lì 33. 33. 89, però il decatleta di Spalatolo, No, no, volevo chiederti. Buonaventura ha fatto? Ok, e ti ha chiamato adesso Gio Barone, Max? Ha fatto già, ok. Cavolo. Dicono vicinissimo Brozovic, ma non ancora ufficiale. Però sono tanti, Anto, eh. Una volta non era così, è vero Ma stai scherzando? I giocatori forti di un certo livello, 2 anni prima, rinnovi, punto. O altrimenti dopo 6 mesi li davi via. Adesso arrivano così. E ovviamente la pandemia un pochettino ci ha ricamato questa o no? E situazione, poi ma... secondo me, perché come si diceva, no? O sei forte, forte, che però vedi, ci sono dei casi come i primi due che vedi nella Assolutamente. lista, comunque, perché poi da una parte o dall'altra, oppure comunque se tu non hai. La società ti dice, ok, tu non hai, giochiamo a carte scoperte, perché voglio dire chi è che ti dà comunque quello che ti do io, nel senso, se poi c'è, Ah. beh, in bocca al lupo. Cioè adesso un po' anche la società qua in Italia fa come si fa da sempre, no? Oppure si è fatto diverse volte anche in altri campionati, no? Mentre da noi una volta era più tutto ricattabile, cioè difficilmente arrivavi fino all'ultimo passo, no? Però No, vabbè, insegna a segna Toronto. fatto Io e Lele, credo Freuler ha tu hai fatto detto i l'Atalanta. primi due, i primi Sì, tre, Lele. i primi tre assolutamente, i Perché primi tre. io pensavo, giuro, che aveva ancora minimo 2 anni di contratto. Scadenza di contratto significa che io, giocatore fondamentale di questa squadra, in questo caso qua l'Inter, io ti prendo per le orecchie. Perché parliamoci anche l'altro giorno, l'Inter senza Brozovic è una squadra. Con Al 100%, Brozovic è eh. un'altra squadra. Poi può essere un campione, un fenomeno, quello che ti No, pare e poi piace. infatti secondo me Lianto Fondamentale. è una cosa secondo me che in questo momento, soprattutto gli ultimi 3 anni, Sì, sono dove d'accordo. Brozovic è proprio totale, no? È No, ma l'uomo sono che fa d'accordo con girare. te. Secondo me c'è tanta armonia che andranno a farlo in fiducia, in Lele, armonia. io in questo momento qua, sai cosa farei? Qualsiasi squadra esso sia, che ne so, Manchester City, il Manchester... No, c'è anche Quadrado. Quadrado? C'è anche Quadrado. Quadrado va in scadenza. C'è anche Quadrado al Ragazzi, 100%. ma la cosa... Però fa parte di quella cosa che si diceva, eh? Lo so, No, Lele, no, aspetta, Quadrado è uscito anche l'Inter, di Quadrado. È uscito anche l'Inter, di Mamma mia, Quadrado, Quadrado, Lele, Quadrado lo prendo dopo un secondo, però io in questo momento qua, che sono Paris Saint-Germain, Manchester City, qualsiasi squadra, dimmi qualsiasi squadra, prende Brozovic. il numero due lì, no, no, vado a prendere, dopo Dybala, Kessié, dammi, Ah, come ragazzi, qua, no, dammi. volevo dirti, ieri Kessié ha eliminato l'Algeria con la Costa È d'Avorio, vero. ovviamente man of the match, segnato, migliore in campo, Ah, strano, Lele. segnato e migliore in campo, e infatti l'Algeria che è stata eliminata, quindi lui ha eliminato Benasser, domenica potrebbe giocare Benasser, Gioca, secondo me oggi si è rientra, allenato già oggi. hai ragione, infatti dicevano anche il Tottenham. Se poi perde anche Dombélé è un'altra, però è vero, sono tante che possono prendere Kessié gratis, Anto, 96, Che sì, eh. Lele, domanda, a che squadra l'unica che mi può venire in mente che potrebbe eventualmente far la riserva se li vai a dare 10 milioni di euro a stagione? Una sola mi viene in mente, in questo momento qua, fermi così, solo il Real Madrid con quei tre centrocampo. Ma te, anche se un anno in più, Modric, eccetera, però l'unica squadra, perché poi io dico, può giocare a City. Allo United, vabbè, con la gamba sinistra giocherebbe. Potrebbe giocare dove gli pare e piace. Cavolo. Allora, Vai. domanda, Lele, se ha 2 o 3 anni di contratto e tu lo vai a comprare, quanto ti costa? 60-70, minimo, giusto? Gli vai a dare 10-12 milioni per 5 anni? Ti sei pagato Certo, questo? certo. E che sì, secondo me che sì è ancora più grave che Donnarumma, Lele.
secondo me. Donnarumma, sì, vai a prendere un buon portiere, più che sì, è stata l'anima di questi due anni, soprattutto di Pioli, che ha cambiato il Milan e ha tenuto il Milan a galla a quel livello là. Poi Ibra è stato quel quid in più che l'ha fatto ancora salire. Però l'unico veramente insostituibile in questo momento qua, io dico che sì. Io al Milan non do consigli perché non sto dentro, però un sacrificio importante io lo farei per lui. Un 95, lei, 27 anni. Una domanda, sì, gli scade a giugno ora o tra un anno? Questi tutti adesso. Questi tutti adesso, adesso tutti a giugno. Questi tutti adesso, tutti compreso Cuadrado che non c'è. Chi è il procuratore di Kessié? Non lo so. Però Kessié ha fatto il grande salto negli ultimi due anni, negli ultimi due campionati. Per me è più grave Cuadrado, che lo sai che è una certezza e tutto lo fai arrivare all'ultimo. Però Kessié, Cuadrado comunque... che hanno, se non sbaglio, un 90, un 91? 91. C'ha già lui 31. Però Nick, guarda, Nick, io su questa cosa, questo però è parere mio. No, no, però scusami Lele, sì? Ha fatto due anni o tre anni da Dio al Milan. All'Atalanta ha fatto un super campionato. No, io volevo dire questo. Io non sono così del parere. Scusami, Cuadrado un 88, Nick. Ah, Cuadrado un 88. Okay. E cambia le cose. È come che Perisic, che sì un 96. 26 anni. 96. Io non credo che sì, perché questi due anni sono coincisi con questo grande Milan. Ma a me che sì non dispiaceva neanche prima, Cavolo. Anche prima di questo ciclo di Pioli, che sì, se vogliamo, non ti ha preso così l'immagine, perché poi il Milan, come dice Antonio, è andato al passo di Kessié. Cioè la gestione del gioco passava tutta da Kessié, perché Kessié fa 100 metri di gioco, sviluppa in 100 metri. Però Kessié lo faceva bene anche prima, solo che il sistema cosa diceva quando va male tutto? È come adesso della Juve, ma la Juve non c'è un giocatore buono. Ci sono 17 nazionali, non c'è un giocatore buono. Kessié era buono anche prima. Chiaro. Kessié era buono anche prima. Ragazzi, io ci sono a Juventus, sai chi prendo? O Milan? Mertens, subito. Lo sapevo. Subito. A De Laurentiis non capisci niente, è scarso. Bobo, però è scarso, c'è proprio da Bobo, fare. Se non sbaglio, lui è un 87. Ma ho capito tanto, ma non è che devi fargli 5 anni di contratto, gli fai 2 anni di contratto, lo prendi a zero, lo vedi tutto il domenica, fa gol. Sì, tu dici io lo prendo Milan, subito io. Il Milan subito. Per fare il titolare, Bobo, per i scarsi. C'è 34 anni, cioè? Guarda, tanto, è un 87. 87. Va bene, però ti voglio dire una cosa su quello che ha detto Bobo. Quello che ha detto Bobo è la traduzione pratica di quello che dici sempre te. Tu cosa dici del campionato italiano? Che è troppo scarso. Cosa ha fatto Ibrahimovic? Ibrahimovic ha fatto la differenza a 38. Esatto. Mertens ne ha 35, la può fare 3 anni. Però ti faccio una domanda, Lele. Easy. In questo momento qua, tu al Milan... tra virgolette, devi aspettare Ibra per quello che ti ha dato, perché se lui rinnova non puoi prendere un altro che fa il centravanti, capisci? Devi prendere uno giovane forte e c'ha Ibra. Sì, ma se tu abbini Ibra e Mertens, Bobo... Poi c'è Giroud che c'ha comunque l'età che c'ha. Giroud significa che uno gioca... Non lo so ragazzi. Lui è più forte di tutti. Però Mertens, ieri... Mi piace tanto a me, Bobo, sono d'accordo con te. Mertens, però... Secondo me, rispetto, ieri abbiamo fatto un altro sondaggio, così mi aggancio a questo discorso, che era, avete visto che è uscito in ieri che c'è una vaga possibilità, io non so se è vera, ho tradotto dai giornali, che Ibra e Giroud possono giocare insieme, no? È stata detta così, poi non so se è vero, l'han detta. Allora io cosa ho fatto? Ho messo la chat, gli ho detto ragazzi, Ibra con Giroud o senza Giroud? L'85% ha detto senza Giroud. Ok, attenzione però, con Mertens sì. Fare Ibra... 4-4-2, Lele. Ibra e Mertens insieme. Cosa abbiamo detto le altre volte? Che Ibra o Osimhen o Petagna, dico nomi perché parliamo di centravanti primi, no? Primi centravanti. In una squadra che domina, che gioca di là dalla metà campo, Mertens, non lo metti 15 partite, 20 partite titolari anche in Italia, con almeno 10 squadre della classifica, non lo metti lì, lì sotto. Ci sta, figure, no? Ibra fa belle figure con Mertens. No, ma Bobo, io sono d'accordo con te che Mertens non è un campione, di più, mi piace tantissimo a me, però Bobo, avendo già Ibra che c'ha 41 l'anno prossimo, se rinnova... Ma Ibra non gioca mai, Ibra gioca, fa 15 partite all'anno. Ok, però io dico, siccome... Perché dice gratis, non l'ha rinnovato, lui dice... La Juve, anche la Juve, io non c'è nessuno a Juve.
La Juve Morata non lo vuole a giugno, no? Lo vuole dar via, giusto? No? Andrà via. Chiaro. Ma tu vuoi prendere Vlahovic? Vlahovic prende anche Mertens, parametro zero. E cioè non è una brutta chiamata, ragazzi, non è una brutta gratis, non è una brutta chiamata, ragione questo, Bobo, eh. Bobo, bravo, bravo, che è una gran chiamata questa qua, ragazzi. Alla pagare... Juve sì, d'accordo con tanto, te. Ma anche se devo pagarlo 5 milioni di euro, ma lo pago subito, ma Mertens, ragazzi, Mertens qua, appena è rientrato ha fatto 7 gol in 3 è una gran chiamata, questa qua è una gran Bobo. Chiamata che va a e a chiamare fuori le responsabilità, giustamente quello che dice Bobo, la società che non l'ha ancora rinnovato, la sua. O la Roma, lui dice, o la Lazio, perché nasceva da lì il discorso. Subito, la Roma, la Lazio, subito devi prenderlo. Ma cosa stai aspettando? Cosa fanno? Cosa aspettano? Per me che sono tutti scarsi, tutti sono scarsi, è ancora lì. E lui, ma lui vuole rimanere lì, perché ha fatto l'intervista, io sì, rimanere qua. Lui ha detto, non mi interessano i dollari, voglio il Napoli, ha detto. Sì, purtroppo ci hanno preso. Però Bobo, io sono d'accordo con te. Su questa roba qua, sono d'accordissimo con te. Tu Juve, prendi Vlahovic, perfetto, prendi Mertens insieme. E lì te lo firmo adesso. Sulle altre squadre un po' di riserve le ho, perché io Milan l'anno prossimo un centravanti devo fare di un certo tipo. Io, però, tanto c'è penso. Un problema, sono d'accordo con te. Ma i soldi? E dove li pigli? Che fai, Bobo? Rimane con questa squadra il Milan? Ma non c'è i soldi. Non so, decidi di mettere Leo da centravanti? No, Leo a sinistra adesso si sta trovando bene. Però, Bobo, però qualcosa deve fare il Milan. Ho capito, ma ci vogliono anche i soldi, tanto io capisco quello che dici tu, sono d'accordo, ma ci vogliono anche la fresca. La coperta è corta, sì, sono d'accordo. Capito? Quindi per questo ti dico Mertens, perché Mertens può giocare centravanti da solo, può giocare con Ibra, può giocare con... Mertens può giocare con tutti. E tu pensi che Milan non possa far Belotti? Può essere. Ecco, partendo dal presupposto che io a me non è che fa impazzire, però dico, lo vedo qui e dico, lui è un 93 o 94? 3. 93. E c'ha 29 anni deve fare. Però se no, allora se tu Belotti a zero, visto pronto, che non c'hai soldi, Giroud non rimane però. E Bobo c'ha 3 anni di contratto, ha fatto. Allora che fai? Tre centravanti così? Sì. A Bobo uno non, più giovane. Non lo prendo io Belotti allora. E allora io ti dico, per quello che ti dico, allora tu prendi con Mertens, Giroud e Ibra, per quello ti dico uno più giovane devi prendere, non tutti e tre di 35, 36, però, 40. Però 2 anni te le fa la grandissima, Non dico 4 anni, 2 anni te le fa con la sigaretta. Non lo so, Bobo. Ha troppa più qualità degli altri. Mi piace la tua idea che hai detto Vlahovic la Juve e Mertens dietro. Perfetto, lo faccio adesso, sono d'accordo con te. Gli altri non lo so. La Roma c'ha. Cioè, io sono Roma, Abraham. Io gioco con Abraham e Mertens. Pellegrini dove lo metti, Bobo? Lo metti dove cazzo vuoi dietro, ma questo ti fa 20 gol. Prossimo anno si gioca 2 partite. Oh, Pellegrini ha fatto già 12 gol a giocare dietro la punta. E si è trovato bene.